Questo ha tirato fuori il ferro e ha detto: perché non mi fai ridere? Sentiamo la prossima. E io ho detto: lo spettacolo è finito, signore e signori, Claudio Visio. Ciao. Ciao amici, siete lì pure, tanto ci siamo. Bene, bene. E c'è un annuncio da farvi, che purtroppo Daniele non è qui, non ce l'ha fatta, non è più tra noi. E ha avuto un problema e quindi non c'è più, però lui avrebbe voluto che andassimo avanti a fare questa puntata, quindi, anche perché avete pagato, quindi comunque ci sta che la facciamo. E mi è arrivata poco fa, insomma, la notizia della sua dipartita e di conseguenza il suo testamento, che vi leggo, il testamento di Tinti, si chiama così, è arrivata questa PEC, Daniele Tinti 69 @postecert.it, è la sua, la conosco, quindi ve lo leggo. Allora: lascio il Monza a mia figlia Marina. Scusate, questo è un altro testamento, non era questo che dovevo aprire, ma arrivano tutti i testamenti a me. Ah, è questo. Io sottoscritto Daniele Tinti, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, lascio testé le mie volontà. Nel momento in cui scrivo queste righe, sono in preda a un'influenza intestinale. Tutte quelle volte che andavo in bagno durante le puntate erano segnali che non avrei dovuto ignorare, e adesso sono qui, sdraiato sulla moquette di un hotel, che scrivo queste righe col mio notaio di fiducia, che saluto. Queste le mie volontà. Lascio i diritti di tintoria a colui che mi è sempre stato vicino, che ho sempre ammirato e che sicuramente saprà traghettare questo podcast verso il successo che merita. A Stefano. Stefano Nazzi. Pensavo io, vabbè. Lascio però i proventi guadagnati finora dal podcast di questa serata a chi con la sua presenza e professionalità mi è sempre stato vicino anche nei momenti più difficili. La S Roma. Vabbè. Almeno questo. Lascio la mia casa a chi conosco da tanto tempo e che a casa mi ci ha sempre fatto sentire. I ragazzi di Casa Pound. Vabbè. Questo era Daniele. Ah, ecco a me, ecco. A Stefano Rapone lascio la cosa più preziosa, la cosa che più di tutte ci lega. La mia amicizia. Ah, ma non solo questo. Lascio soprattutto il mio account NordVPN. NordVPN renderà la tua navigazione più sicura, Stefano, più veloce e più fluida, senza tracciare i tuoi movimenti. Non temere di scaricare malware, di avere a che fare con tracker e annunci intrusivi. NordVPN neutralizzerà queste minacce. Ti porterò sempre del mio cuore. E ricorda che, in fondo, come mi dicevi sempre, basta un click. E questo purtroppo è quello che è successo a Daniele Tinti. E quindi siamo noi. È vivo! È vivo. Buonasera. Com'è possibile? Vabbè, non è, cioè, ero vivo quando, scusate, nel senso, ero io quando lo, cioè, ci hai messo poco a leggere il testamento, ci hai messo 2 minuti. Mi è arrivata la PEC.
Ho capito, fare? Non è che allora leggilo davanti, vabbè, a 3.000 io persone. Io pensavo mi lasciassi il podio se mi ha lasciato NordVPN, che per comunque carità, sono soldi, però. Livello alto. Però. Vabbè, sono arrivato tardi, hai fatto la premessa? No, ho letto solo le tue volontà, vabbè, allora. Perché stavi male. Allora, pensavo. Facciamo così. Ah, buonasera a tutte, buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata di In Teoria, applauso. È ancora via, ancora via. Vai. Allora, grazie a tutti e a tutte di essere qua, nonostante Stefano l'oscuro che parla, vabbè, lasciamo stare. Chi è la prima volta che assiste a un podcast dal vivo? Chi è che ha detto? Tutte le mani abbassate, si sono tutte andate a vedere Kashmir. Vabbè, questa è un'altra cosa. Però, cioè, visto che siete tantissimi, questo è meraviglioso, c'è qualcuno che per alzare mano non ha mai visto o ascoltato un episodio di Tintoria? Siete un po'. Allora, per zero, che cazzo ci fate qua? Cioè, nel senso, sono 2.000 persone da temporale. Voi avete detto, sai che faccio martedì? Vado al Castello Sforzesco. Hai visto? Ma che TikTok hai visto? Ha visto un TikTok? È un giovane. Ma siamo su TikTok? Quanto pare. Che TikTok hai visto? La gente si fa i soldi ai nostri video, allora va bene, questo fa piacere. Va bene, e allora faccio la premessa. Voi adesso state per assistere alla registrazione di un podcast dal vivo. Questo non è uno spettacolo, quindi voi siete matti, cioè scelta sbagliata. Voi adesso vedrete una conversazione tra tre persone. Noi non cercheremo attivamente di intrattenervi, ma se finiamo con l'intrattenervi siamo molto contenti, quindi se volete ridere ridete, se addirittura volete applaudire applaudite, se ci sono bicchieri di vetro da rompere noi vi incoraggiamo a farlo. Non vi hanno dato il vetro? Ma Milano è così, non si fida. A Roma danno bicchieri di vetro e coltelli, per ora sono usciti fuori solo i bicchieri di vetro, però peccato, era bello qua tutto l'eco di vetri che si rompevano. Sì, però allora, qua la plastica a Milano, città ecologista invece. Vedi, Milano e poi invece un miliardo di bicchieri di plastica. Comunque state per assistere a una conversazione, vi potete alzare, andare a bere, credo, sì, vi potete alzare, andare a bere, sì, sì. Però vi devo chiedere di parlare il meno possibile, perché se no le vostre parole entrano nei microfoni e finiscono su internet per l'eternità. Fare un podcast dal vivo è un lavoro di squadra, quindi dai, siamo una squadra gigantesca, portiamo a casa sta puntata. Sì. Non ho affatto visto in lontananza niente, non ho visto niente. Noi comunque siamo coperti. Sì, no, noi siamo voi fate tranquilli. Ciò che credete, noi andremo avanti. Ecco, se vi alzate, magari non impalate la telecamera. Se scappate, basta. Sì, fate. La cosa più importante è il web, come sapete. È il 2023. Va bene, Ste. Sì, di base, comunque, abbassate le aspettative in generale e facciamo questa. Quindi stai bene. Non eri morto. Bene è una parola forte, però sono contento di stare qua, che è la cosa più importante. Però ecco, diciamo, non è certo grazie alla mia salute se siamo arrivati a questa puntata, proprio questo numero qua di puntata, e non è certo grazie alla tua pazienza che siamo arrivati a questa puntata, quindi deve essere per forza grazie agli ospiti straordinari che abbiamo la fortuna di poter invitare ogni sera. E quindi questa sera a Milano al Castello Sforzesco chiedo per favore un grandissimo applauso per Paolo Rossi. Chi è che sta male? Lui. Ma l'ho detto prima io che stavo male. Però hai visto che ho fatto? Io ho rilanciato con una malattia, poi l'ho detto, mi hanno fatto una puntura, cioè mi sono presentato proprio calando gli assi, sto malissimo. E quindi... Tu stai bene? Io so quello che sta meglio a quanto pare tra noi tre. Sei sicuro? Così pare. Ci pensa Stefano a tirare avanti la puntata, quindi siamo in una botte di ferro. Sì. Infatti, mi sa, vabbè, intanto grazie di essere qua. Stefano, si era preparato una domanda. Sì, era proprio a tema. Infatti volevo chiederti come stai. Mi stanno venendo a prendere.
No, sono tornato indietro, non c'è proprio. Non è più il caso. Stai meglio quindi? No, ho avuto una collutazione con l'aria condizionata in albergo e ho perso. Ho capito. Quindi, e sì. Quindi mi sono svegliato che non stavo bene bene. Poi mi hanno detto che stava male lui, allora ho detto, beh, cerco di star meglio io. Tutto quello. Poteva andare peggio, effettivamente. Sì. Stefano, si sì. È anche preparato un'altra domanda? Sì. Che hai fatto oggi? Roba forte. Che ho fatto? Niente, perché ieri stavo male, quindi... Sei riposato? Sono stato a letto, mi sono visto un western all'italiana. No, mi sono riposato. Ti sei idratato? Come? Ti sei idratato? No. No, ah. No, infatti ho sette, ma... C'è dell'acqua. Dell'acqua in lattina, perché comunque Milano poi l'acqua te la dà in lattina. Ma un western all'italiana, generici western all'italiana o western all'italiana è una... Non lo so, perché ero in dormiveglia. Giusto. Sentivo degli spari, sentivo della gente che urlava. Ma io mi addormento meglio se sento spari, gente che urla. E con quelle voci dei doppiatori, capito? Beh. C'era, oddio, ho dovuto cambiare, stavo dormendo, ma c'era Don Matteo. Allora ho messo che ci sono più spari. Cioè sono solamente morti, Don Matteo, non c'è la parte prima, non si vede lo sparo, si vede solamente. No, poi spari, poi morti, tanti morti. E Don Matteo era quello nuovo o quello con Terence Hill ancora? Ti ricordi? A me sembrano uguali, non lo so. È vero che Terence Hill e Raul Bova ci prendono, sono abbastanza stesso fenotipo comunque. Sì. E Paolo, noi abbiamo una domanda che facciamo sempre molto volentieri ai comici, soprattutto che vengono qua a fare gli ospiti, perché tutte le carriere all'interno di questa professione sono uniche. Quindi la prima domanda che ti volevo fare è se... Da bambino tu pensavi un giorno sarò comico e mi inviteranno a un podcast al Castello Sforzesco, e poi se pensavi questa cosa, che percorso hai fatto per iniziare, per diventare comico? No, io ho capito che potevo fare il comico quando erano gli anni, ero un ragazzino, c'era l'occupazione delle scuole e ho fatto un intervento politico. E mentre lo facevo non ero più d'accordo con me. E allora ho fatto una proposta e sono stato il primo a votarci contro. E ho capito che forse la mia strada era un'altra, diciamo così. Perché il primo desiderio era forse mi butto in politica. E poi hai detto però... Ma erano anni così, voglio dire. Certo, sì. E scusa, una volta che hai capito allora farò il comico, poi... ai tuoi tempi com'era? Dici adesso mi scrivo un monologo e vado dove? Oddio no, perché io sono uno degli ultimi assieme ad Aldo, Giovanni e Giacomo Bisio che abbiamo lavorato gli ultimi anni del Derby, che era il tempio del cabaret milanese allora, e fino alla retata. La retata. C'è stata una retata, io ero presente tra l'altro. Ci puoi parlare della retata? Non vorrei tanto, perché forse li ho fatti arrestare tutti io. però tanto no, prescrizione, allora, se parliamo allora, del derby. No, spiego. Allora, era venuto uno lì che era esperto di cabaret, esperto sapeva il cabaret di Montmartre francese, le Chat Noir, i Gobbi, i Gufi, tutto sapeva. E poi mi diceva quanto vorrei conoscere le quinte del Derby. Allora il Derby era un locale che era al confine con la Malavita, un pochino. E io gli ho fatto vedere tutto. Gli ho fatto vedere i privé. Gli ho fatto vedere di sopra dove giocavano d'azzardo e dove c'erano delle stanze che sovvenzionavano il locale. Ah, ok. Cioè non aveva sovvenzioni ministeriali, aveva queste stanze che erano
un maggiore introito del locale. E poi c'era molta droga, insomma. E infatti io scherzo, dicevo, questo è un privé, chiudevo. Queste sono le luci, gli ho fatto vedere tutto. Ora dovete sapere che quella sera lavorava Palladino, che era un comico che non c'è più, che si era portato un cameraman dalla Svizzera perché riprendesse lo spettacolo e potesse venderlo in giro. E noi avevamo una gag, uno scherzo dove si improvvisava, cioè uno a caso, anche tra il pubblico preso a volte, saliva sul palco e diceva narcotici, spettacolo sospeso. E quella sera, mentre il povero Palladino stava facendo, è salito uno e ha detto narcotici, fermiamo lo spettacolo. E lui ha detto no, c'ho il cameraman, non voglio improvvisare stasera. Insomma, li hanno arrestati tutti il giorno dopo, tranne me e altri quattro. Il giorno dopo sul giornale c'era scritto derby drogato e mia mamma mi fa ma dove lavori? Ma no mamma, è Inter Milan. Ho tentato di depistarla. Ora dovete sapere che con questo tenente della narcotici, io, a me non sembrava un tenente narcotici, sembrava un ragazzo che sapeva di cabaret, gli piaceva. Ero entrato in confidenza quella sera e gli avevo detto che mi piacevano i cani, i lupo. Dunque non mi arrestano, vado a casa, dopo una settimana mi suonano al citofono e dice sono il maresciallo, non mi ricordo il cognome, il tenente, non mi ricordo, puoi scendere? Allora se ti chiama uno dei narcotici e rispondi al citofono non puoi dire non sono in casa. Quindi sono sceso e c'era lui con altri tre in divisa e è un cane lupo. E mi ha detto scusami, ho carpito la tua buona fede, mi hai detto che ti piacevano i cani lupo, questo è nostro ma non siamo riusciti ad addestrarlo. Lo vuoi tenere? E io, 5 minuti a stupido, ho detto sì, sì, che bello. Solo che questo cane lupo era molto triste. Era, si vede che era in down, perché... e io stavo in corso San Gottardo e andavo a fare colazione in Piazza Vetra. Ora prendo sto cazzo di cane lupo e usciamo, no? E lui, man mano che si avvicinava a Piazza Vetra, diventava più allegro, diciamo così. Poi arrivato lì ha dentato il culo una ragazza, ha strappato una borsetta, ha rincorso due, è entrato nel bar, è sceso giù in cantina, è uscito il padrone, mi ha detto ma cos'è un cane dei narcotici? Sì. E poi l'ho dato via. Ora io questa storia la racconto spesso, però come spesso capita a quelli che raccontano storie, mi sono chiesto a un certo punto se l'avevo romanzata un pochino, cioè se avevo inventato per renderla più vivida. E un giorno passo da Piazza Vetra, dopo che avevo fatto questa storia, l'avevo raccontata a Loibò, un circolo Arci, col pubblico. Vedo il barista e gli dico, ma scusami, per avere la certezza, gli ho detto, ma... tu ti ricordi quando sono venuto qui col cane lupo? Oh, se mi ricordo. E ha descritto la cosa come l'avevo raccontata io. E allora mi sono sentito sollevato da un lato e gli ho detto, ma te la ricordi proprio bene? E lui mi fa, no, non me la ricordavo bene, però sono venuto a vederti all'Oibò. E me la sono ricordata, così non saprò mai. È veramente così. Beh. Ma senti, quindi questa è stata l'ultima volta al derby, questa qui. Sì, poi scusa. Poi sì, si è continuato un pochino dove c'era la bisca, ma davamo fastidio a quelli che giocavano a calcio. E invece un ostacolo. La prima volta com'è stata?
La prima volta è stato un disastro, perché il derby era uno schiaffone, eh. Cioè la gente, il pubblico era un pubblico molto borderline. Se poi andavi sopra sul palco alle 2 di notte, erano tutti fatti, ubriachi, non era facile. Vedi, questo è stupendo, perché per esempio locali così dove fare comicità non ce ne sono. Cioè la comicità di notte non si fa più. No, lì si faceva e ogni sera c'era un pubblico diverso, per l'amor di Dio, era un pubblico della fiera molto. Però era un pubblico anche molto, come dire, veramente borderline. Io non andavo benissimo perché ero teso. È stato un ex gangster che mi ha dato l'indicazione giusta registica. Mi ha detto: tu devi salire sul palco come se salissi per una rapina. Cioè, è l'ultima, tu devi pensare, è l'ultima. E se pensi questo, vedrai che riesce. Tutto qua. Bellissimo. È vero. Consiglio meraviglioso. E lui, tu devi pensare, cioè, allora se parli con un guru, ti dice l'ultima volta, devi pensare come fosse lui. Invece un gangster ti dice come una rapina. Potrebbe essere l'ultima. Beh, un ottimo. E questo aiuta. Consiglio. E te li hai cominciato ad andare meglio oppure è stato... Sì, bene? Molto meglio. Molto meglio. Perché ti sei portato una pistola, cosa hai fatto? No, la pistola me l'hanno puntata una volta perché non lo facevo ridere. Sempre al derby? Beh, però allora forse hai fatto bene a mandare gli sbirri, perché a no. Questo punto parliamoci chiaro. No, allora c'era uno davanti che è un due biondone, un po' alterato, no? E io gli ho detto quelle battute che si dicono di repertorio: ma non ridi? Sei arabo? Questo ha tirato fuori il ferro e ha detto: perché non mi fai ridere? Sentiamo la prossima. E io ho detto: lo spettacolo è finito, signore e signori, Claudio Visio. Perché era e lui come è andato? L'hanno colpito di striscio la testa, e qualcosa si è risentito. Io con Claudio abbiamo fatto comedians insieme, insomma abbiamo fatto tanto, ci sentiamo ancora. I comedians sono tutte persone che si risentono. Facevamo veramente degli stand up ed era gli anni 80, mi pare, e dopo che facevamo in teatro Comedians, che era questa gara di stand up in questa scuola dove arrivava una grossa emittente televisiva a scegliere quelli più adatti, e quindi era molto profetico. Noi, finito lo spettacolo, andavamo a fare cabaret sui Navigli, nei locali sui Navigli, quindi il pubblico a volte ci seguiva anche, non si capiva più il confine tra finzione e realtà, cosa che io ho mantenuto, mi piace molto mantenerlo. E quindi effettivamente è come in Kamikaze, cioè all'epoca si facevano i live sperando che arrivasse una rete televisiva e ti portasse a fare che programma c'era? Che... Allora, purtroppo, allora, quando c'erano quelli prima, c'era la RAI, credo che anche la mia antipatia per il Cavaliere sia nata più che per motivi politici, perché aveva massacrato culturalmente la comicità, nel senso che queste emittenti commerciali non facevano più una comicità di situazione, di racconto, di storie, ma era personaggio, tormentone, punto. E io in questo non era proprio il mio specifico, insomma, mi trovavo in difficoltà. Ma tu, visto che l'hai citato,
Come? Visto che l'hai citato, hai citato il cavaliere, sì, l'hai abbiamo evocato, ma tu l'hai mai incontrato? Allora, io quando facevo un testo inglese in teatro, Saved, di Edward Bond, un testo molto cupo, e per guadagnarmi da vivere, perché col teatro non si viveva, facevo il ballerino a popcorn, cioè il ballerino, quello che sta dietro, che... c'era il cantante e tu stavi dietro... A fare lo sfondo, cioè l'accompagnamento. E l'unica volta che l'ho incontrato, a parte un'altra volta, con Enzo, e quella è storica, è stata la prima volta, è stata lì perché io sono andato a dormire in sartoria, perché ero stanco, lavoravo la sera, e mi sono messo su un tavolo in sartoria, pum, entra dentro lui, e fa, ma cos'è la sartoria questa? No, faccio io la cucina. Beh, già lì il nostro rapporto si è incrinato. Diciamo, poi dopo c'è stata la cosa di Enzo, che eravamo in tournée con Iannacci, dovevamo fare promozione, ci dicono andate al Maurizio Costanzo Show. Cazzo, sono tutti morti, oh. Allora, scusate, no, e l'Umbria non sta neanche tanto bene. Mi è venuto in mente adesso, sono tutti morti. E allora Enzo se ne esce con puttana Eva, cazzo. Ed era la puntata storica in cui il cavaliere scendeva in campo. E allora qui Enzo, ma leggia vacca porca troia, no. No, ci dicono guardate non è la solito semicerchio del Costanzo Show, ma c'è il cavaliere seduto davanti, il dottor Costanzo Show a sinistra e voi siete dietro il cavaliere, però volevamo avvertirvi che venite nella stessa inquadratura, giurate che non fate facce quando parla. E noi abbiamo detto, guarda, noi siamo comici, non possiamo promettere niente. Allora abbiamo trovato un accordo, che noi arrivavamo dopo. Siamo arrivati prima, però siamo andati nel camerino, la trasmissione è iniziata, il camerino era quello di Berlusconi. E io lì ho veramente fatto l'unica cosa concreta contro Berlusconi, gli ho fatto fuori tutto il catering. Anche i cannoli... li ciucciavo e glieli mettevo di culo dietro. E a un certo punto ci dicono il cavaliere è sceso in campo, dovete entrare, va bene. Allora guarda, per me ricordarlo, allora io ero davanti, Enzo era dietro con la chitarrina. A un certo punto scende il cavaliere dalla scala, passa vicino, si mette là, fai conto che il cavaliere era là, Enzo qui e io qua. A un certo punto Enzo, preso da uno dei suoi momenti di bizzarra follia, grida ladro! Così un po' perché così, sul però, furbo, perché Enzo era furbo, non fa rivolto per lo scu- ladro! No, fa ladro e si abbassa. Lui si abbassa, il cavaliere si gira. Chi ha visto? E allora ha cominciato a far satira politica, ma solo per quell'incidente, non per altro. A quel punto dovevo continuare, non c'era verso. Ma poi ci sono state delle conseguenze di Berlusconi a questa cosa oppure no? Cioè non è, ci sono state censure, cose, però io non mi sono mai lamentato. Ma non perché sono stoico, ma perché quando ogni volta che ci censuravano in televisione il Molière, la seconda parte non l'ha mandata.
altre volte, altre cose. Però io dicevo sempre, ragazzi, non stiamo qui a preoccuparci, guardiamo domani in teatro. Siamo, non facciamo gli ipocriti, aiuto, domani abbiamo la fila fuori. Questa è la verità. E di fatto era così. Quindi, poi devo dire la verità, questa è una cosa seria, però quando è morto, ma se n'è andata anche una parte di me, perché comunque io ero dal derby che ce l'avevo con lui e tutti mi dicevano ma perché te la prendi con quell'imprenditore edile? E io dicevo, questo qui imprenditore edile, questo compra il Milan e poi diventa capo del governo. Adesso non so se sono stato profetico o portato sfiga, comunque era un'antipatia personale. Dopodiché, quando uno muore, cioè, non mi è piaciuto tutto, sia quelli a favore che quelli contro. Quando uno muore, la protagonista è la morte, non è. E quantomeno io sono un comico che, venendo, se vuoi, dalla commedia dell'arte, lavora molto con questo fatto del trapasso. E quindi porto rispetto, perché la protagonista è lei, non è lui, tutto qua. E quando hai saputo che era successo, che hai fatto? Ma guarda, quella più brutta è stata quella quando è morto Paolo Rossi. Ah, certo. Perché io mi sveglio, non sapevo niente, mi sveglio, guardo il telefonino, e leggo, primo messaggio, ma tu stai bene, vero? Cioè, voglio dire che se ero morto, secondo te ti rispondo? Certo. Poi un altro che diceva, quando ho saputo che non eri tu, sono andato a fare colazione. Ti stai toccando? E io francamente non capivo, perché non sapevo, ma perché, cos'è? Dopodiché esco di casa a Trieste, io abito lì adesso, nella via, che è il ghetto, quindi sono vie strette, c'è uno, mi viene incontro e fa quindi cosa c'è? Non sei tu. Ah mo, cosa non sei tu? Dopodiché vado in teatro a provare, sta merda mi aveva sbaraccato tutto il camerino, non c'era più la chitarra, non c'era più i copioni, non c'era più il costume, tutto via, quindi massimo rispetto. Vabbè, sì, quello è un caso di omonimia comunque ingombrante. Beh, la prima battuta forte che ho avuto, io racconto spesso cose vere, è stata grazie a lui e soprattutto al carabiniere, che non gli ho mai dato i diritti, perché era l'82, la mia prima battuta, quella più famosa, mi fermano ancora. Mi fermano a un posto di blocco, che mi fermavano spesso perché avevo un R4 bianca, che c'era stato il delitto Moro sull'R4 rossa. E io ogni volta ai carabinieri dicevo, è bianca, è bianca, guarda nel cofano, ma è bianca. E allora mi ferma e fa Paolo Rossi, mi guarda, e questo è verissimo, mi guarda, va da quell'altro con Mitra, torna e fa Paolo Rossi, ma è il fratello. Credo che una battuta più surreale di questa, non, sì, ho 12 figli e tutti chiama Paolo. Bellissimo. Quindi comunque è bello che torna un legame importante, vero e sincero. Però, con le forze dell'ordine, cioè che comunque ritornano nella tua, questo qua per la battuta al derby, comunque sia, no, ti hanno regalato un cane. Questo credo sia retaggio del derby, perché era borderline con la malla, la leggera, allora si chiamava. E quindi con i poliziotti che comunque venivano al derby tranquillamente.
Era un incrocio di due mondi. Scusa, ti ho... No, stavo pensando a una cosa, che Paolo effettivamente è un nome da fratello. Una cosa. Come si chiama tuo fratello? Mio fratello si chiama Paolo. Effettivamente. Mio fratello si chiama Giampaolo. Ah, vedi, forse tutti i fratelli. Il fratello di Berlusconi si chiama Paolo. Cioè, è un nome da fratello, effettivamente. Forse tutti i fratelli. Sai che non ci avevo mai pensato. Io ho una sorella, però. Vedi? Il suo fratello? Suo fratello si chiama Paolo. Paolo. È quello? Sì. Il fratello di tua sorella? Si chiama Paolo. Il fratello di mia sorella? Si chiama Paolo. Sì. Cazzo, guarda. Cioè, a volte ci sono delle cose che ti stanno davanti al naso e non le vedi. Paolo è un nome da fratello. Paolo è un nome da fratello. Sono stupefatto. Dio. Forse è un istinto spontaneo nei genitori, dal secondo figlio in poi si orientano su Paolo, comunque chi variazioni di Paolo. No, oppure se chiami il primo Paolo, stai a posto. Devi fare subito il secondo. Ah, certo. Questo oddio. È uno studio che andrebbe fatto, se chiamare il primo genito Paolo poi aumenta la fertilità. Se fai il primogenito Paolo sei obbligato a fare altri figli. Sì. Questo è bello, diciamolo al governo che stavano cercando soluzioni e la soluzione era sotto gli occhi. Esatto. Chiamate il primo Paolo e poi da là ripopoliamo per questo forza, paese. Sì. Non ci sono figli unici che si chiamano Paolo. Potremmo fare un sondaggio, ma non esistono. Quanti Paolo ci sono in sala? Uno, due, tre, sta passando di moda come nome, evidentemente. Sì. Una quindicina, una ventina. C'è un Paolo figlio unico? Lì c'è un bugiardo là in fondo. Disconoscere così i tuoi fratelli e le tue sorelle. Sì, infatti no. Tutti quanti, che sono tantissimi. Non è un nome più che va... Chissà perché. Chi Paolo c'è stato? Paolo, un Paolo malvagio. Un Paolo malvagio c'è stato che nessuno si chiama più Adolfo, per dire. Ci sarà stato un Paolo. Beh, Brosio, qualcuno ha detto. No, sì? No. Paolo Brosio Paolo è buono, Brosio non è malvagio. È buono. Non ci sono stati Paolo malvagi. Ma non c'è neanche più un Adolfo. No, non c'è Adolfo, non c'è più, non puoi più chiamare tuo Benito, figlio Benito, non c'è più Benito, ce ne sono ancora un po' che sono rimasti, cioè che all'epoca erano stati chiamati Benito, però è difficile che ora chiami tuo figlio. Però mezzo non puoi più chiamarlo, effettivamente non puoi più chiamarlo Benito. Ci ho provato e Beh, lo chiami Ben. Ben, poi vai in Spagna quindi per forza di cose lo chiami Ben. Lo chiami Ben. Ci stiamo perdendo. No, stiamo andando fortissimo. Questo è mio figlio Ben. Ah, come lo zio di Peter Parker. A me piace perdermi, piace, ma... No, la cosa che mi aveva colpito è che all'epoca c'è la censura, quindi, che avevano fatto è stato non mandare la seconda parte di uno spettacolo di Molière in televisione, per dire comunque la televisione quanto viaggiava a un livello che adesso ci sembra stratosferico, cioè non solo mandavano Molière in televisione, ma lo censuravano pure. Adesso non succederebbe nessuno le due cose, non manderebbero proprio Molière, manderebbero Temptation Island. C'è stato una volta mi hanno chiamato a Domenica Inn e io non volevo provocare a tutti i costi, quindi dico che andrò a fare un pezzo, il pezzo di Pericle, di Tucidide, che si studia a scuola. E mi ha chiamato la RAI dicendo questo monologo è un po' troppo hard. Tucidide era pensavano troppo. Che Tucidide fosse un cabarettista pugliese. E Stefano, ti ricordi? Quindi l'hanno censurato e non l'hai fatto quel pezzo, cioè non te l'hanno fatto fare, non è che l'hai fatto. Poi è uscito in DVD. Ah, ok. No, ma c'è questa cosa allora che mi è stata detta, che tu sei stato anche ospite, proviamo a fare questo. Vai. Sei stato ospite anche da Celentano. Sì. E eri con dei musicisti, se non sbaglio, che uno di questi mi hanno detto è caduto a un certo punto come gag e Celentano ha avuto una reazione. Celentano ha bestemmiato. E il giorno dopo sul giornale hanno detto Paolo Rossi bestemmia. Ha bestemmiato lui, non io.
In televisione, cioè proprio bestemmiato in TV? No, evidentemente l'ufficio stampa di Celentano aveva detto quello lì. Ma. Quindi tu eri il giubbotto antiproiettile di queste situazioni, sia per gli annacci con Berlusconi sia per Celentano. Eri tu che rimanevi in piedi quando eri di attribuire. Ma posso chiederti quale? Che bestemmia? Puoi anche dire, cioè, senza le... Puoi anche lasciarcela intuire e basta, sì. Però... Bah, guarda, dico il nome di una città. Sì. Codroipo. Ah, molto bene. Salutiamo gli amici e le amiche di Codroipo. Quindi anche Celentano, nonostante... sia molto religioso. Ogni tanto lancia un... Ma no, si è spaventato. Ah. Allora, io, cos'è stato? Un mese fa ho fatto un film a Trieste dove interpreto un prete del Settecento, un prete per modo di dire, perché metto incinta una corista, ho un rapporto strano con un eunuco, quindi un prete un po' così. Comunque, stavamo girando una scena in una chiesa e c'era una pausa che mettevano a posto le luci e tutto. E io vestito da prete, col telefonino e la sigaretta, era una pausa, sono uscito dalla chiesa per strada normale e ho tirato e c'era una signora anziana che mi ha guardato e penso che sia ancora lì così. Io volevo dirgli, sa, da quando c'è Bergoglio... Se scappa, scappa. Non gli ho detto niente però perché stava male, secondo me. Ma non ti ha detto niente, è rimasta solamente con la faccia. Non ha detto con gli occhi era... E beh, pensa a una signora, certo, magari bigotta, osservante, vede un prete che esce col telefonino, sigaretta... Ma quindi invece la cosa di Celentano è andata in diretta, era in diretta quella cosa? Sì, era in diretta. Pensa si, tu. Si trova? Oppure no? No. No. Ero con Kusturica e quello che è caduto era il cantante di Kusturica. La band erano loro. Sì. Ho fatto due stagioni di tournée con Emir Kusturica musicali. E com'è stato? Dove siete andati? In giro non solo Italia, immagino? Sul confine più che altro, no? Siamo stati in giro l'estate, serate. E beh, era... Perché diciamo che la band, che era quella che c'è in underground, il film, quelli che hanno un rapporto con l'alcol etilico molto confidenziale, nel senso che bevono ma non ti accorgi che hanno bevuto e poi si incazzano e litigano e si picchiano, tipico, io vivo a Trieste, tipico dei Balcani, insomma, si picchiano, cioè, per dire, tu nominavi a Kusturica, come viceversa penso, Bregovic, partiva la rissa. Perché Bregovic sosteneva che l'idea del film era sua, Kusturica che le canzoni erano sue, per cui hanno litigato, uno ha cominciato a fare il musicista e l'altro ha fatto il regista, così in un colpo solo abbiamo perso un bravo regista e un bravo musicista. Sì, no, volevo fare un altro un passo indietro. Sempre riguardo al derby, io mi ricordo, ho visto il film Kamikaze, dove più o meno, dicevi anche tu prima, era un po' la stessa cosa di quello che vivevate in quel mondo. Ma c'era anche, cioè, com'è il rapporto tra voi comici? Cioè, perché dai racconti che sento, non so se dire che è conflittuale o se semplicemente c'erano degli scherzi. C'era una competizione enorme. Ok. E dopo c'erano anche degli scherzi, ma solo dopo che c'era la competizione. Tra l'altro, guarda, io giro con, adesso non so dove l'ho messo quello qui, io giro da allora con un taccuino. Questo taccuino ci metto tutti i pensieri, le gag, le battute che mi vengono in mente, che per me è una miniera,
dalla strada o da quello che mi succede durante il giorno. Però al derby mi insegnarono a scriverlo in codice. Cioè, per dire, io scrivo, non lo so, piccione, grondaia, pozzanghera. E io per un giorno so cosa vuol dire. Eh certo. Ma tu sai tutte le volte che sto lì, piccione, grondaia, pozzanghera. Perché ti rubavano le battute, proprio te le rubavano. Proprio. Ah, senza pietà, così non c'era... No. E non potevi dire questa è mia, no, ma anche nei comedians, che pure eravamo molto amici, noi, per dire, quando nei comedians Bisio entrava sempre, Bisio, ce l'ho con Bisio stesso, prima di me, no? E sul palco, mentre salivamo, io dicevo, Claudio, ma cos'hai? Sei pallidissimo, signori e signori, Claudio Bisio. E lui, che è paranoico, entrava... e cannava i primi 5 minuti perché pensava di essere moribondo, hai capito? Ma lì ce ne sono stati molti di scherzi con Claudio in modo particolare, sia lui a me che io a lui. Ma perché c'era questo? Cioè, perché per dire, tra di noi non c'è, insomma, questa generazione non c'è questa cosa. Era una siete cosa... più bravi ragazzi, noi eravamo delle merde proprio. Beh, forse anche che per noi c'è più spazio, cioè magari voi litigavate per un programma televisivo che magari era uno, c'erano cinque no, comici. No, noi litigavamo per una serata, anche una serata dal vivo, ma non litigavamo, è sbagliato dire litigavamo, era una gara. Dopodiché in realtà io mi ricordo che erano un po', i comedians erano 6 galli in un pollaio. Ma ci siamo divertiti, in tournée, cioè proprio sembravamo i Rolling Stone con i problemi di un camionista, e ci eravamo un po' gasati e facevamo di... A un certo punto ci siamo proprio messi d'accordo, gli ho detto ragazzi, se noi restiamo assieme, cioè noi 6, arriviamo tutti e poi ciao ciao, ognuno fa quel cazzo che gli pare. E così è stato. Claudio voleva fare quello, l'altro voleva fare quello, Silvio voleva fare il cinema, io volevo fare la testa di cazzo, ce l'ho fatta. E dopo è nata l'amicizia, un'amicizia fortissima, un legame fraterno, senza che solo io mi chiamavo Paolo, però comunque. Beh, basta, uno ci deve stare, se no il gruppo non è omologato, non puoi dire un'amicizia fraterna se almeno uno non si chiama Paolo. Poi allo Zelig ti permettevi anche più scherzi, perché a derby, sai, bastava che un attimo uno la prendesse male e andava a finire male. E allo Zelig che scherzi vi siete fatti, per esempio? No, no, più che scherzi, incidenti. Ah. Che è un pelo diverso. Ma però trasformato in uno scherzo, perché se inconscio, ma se uno fa una cazzata così grossa, allora... A proposito di borderline, mi chiama il direttore del carcere di Opera. E mi dice, c'è un carcerato suo fan che ha tutte le sue videocassette. Siccome esce adesso, ha delle libere uscite, vorrebbe tanto conoscere, conoscere i cabaret. Sì, sono a disposizione, va bene. Poi mi dice, però glielo devo dire, esce dopo 38 anni. Mi dice il nome ed era Valanzasca. Allora io lo porto allo Zelig. Però il metto Renato e dicono, e mi fanno, chi è? È il mio nuovo agente. E chiedo a Pasquale, che era la cassa, scusa, mi doveva andare 500 euro, era il ventennale di Zelig. Dammi 150 euro che... no, devo fare lo scontrino, no, bla, le cose, il protocollo. Allora,
io chiamo Francesca perché digli, guarda che c'è il biglietto a nome tuo, Renato, per l'amor di Dio, gli ho detto che sei il mio agente, com'è che faccio, no va bene, non mi danno l'acconto di 150 euro se, se, e non gli ho chiesto dei soldi perché non era caso. E lui arriva ed eravamo nel camerino dello Zelig, arriva, tutti lo riconoscono e tutti, o tutti questi qui per bene, onorato, ma come onorato, è un criminale, sarà simpatico ma è un criminale. Allora ho capito che metteva male, allora dico a Giancarlo Bozzo, direttore ah sì, tra l'altro ha detto Paolino, mi ha detto che c'è un problema con i 150 euro, no. E allora dico a Giancarlo, in sala c'è questa persona, per favore non dirlo, che vuoi mai che la gente così ignorante, che magari gli chiede il selfie, l'autografo, insomma queste robe qui, non dirlo, ma figurati se io lo dico. Vabbè, io sono in quinta che sto per entrare. E Giancarlo, che fa il presentatore, dice: allora, questo è il compleanno di Zelig, vorrei sapere, è 20 anni che Zelig è aperto. E io dico, perché non gli anni? Già prevedevo che ci arrivava. Vorrei sapere chi in 20 anni, no, ho detto no, non ha trovato una sera per venire allo Zelig. Allora io gli ho detto, ma scusami, ma Giancarlo, ma sei scemo? E lui mi dice, era l'unica battuta che avevo, ma è una battuta questa qui. Dopodiché, la mattina dopo mi telefona, mi dice, ma il tuo amico, è un tuo amico il presentatore? No, è uno alle prime armi. È perché a volte uscire così senza ferro, come fai a venirti in mente di dire chi in 20 anni, lo sai? Va bene improvvisare, però un angolo del cervello. Vedi, è proprio cambiato. Il mondo dei live della comicità in Italia è molto cambiato. Adesso questo non credo succederebbe più. Invece un'altra cosa che ti volevo chiedere è la televisione, sì. I programmi comici televisivi, in generale la televisione, che si fa adesso, ti piace? Guardi i programmi? Ci sono programmi che guardi? No. No, io guardo i film western. E tifi per lo sceriffo. E poi le partite di calcio. E le partite di calcio. Va bene, mi sembra un bel palinsesto. Sì. No, a me piace molto. Io sono stato fortunato perché ho fatto una trasmissione televisiva che, devo dire, neanche lanciato in qualche modo, ma erano le ultime che si potevano fare. Con una certa libertà, anche perché c'era una persona, le tre, che era Angelo Guglielmi, che difendeva i suoi programmi. Voglio dire, dei programmi ideati da lui sono ancora Chi l'ha visto, altri, per dire, difendeva i programmi ed eravamo abbastanza liberi. Poi abbiamo fatto il laureato ed eravamo altrettanto liberi. Poi dopo è finita la libertà. La libertà, non potevamo più dire quello che volevamo. Ma quando c'è stato questo cambiamento, quando dopo Costanzo c'è stato questo, hai percepito questo cambiamento, diciamo, dopo quella? Ma c'era anche prima, cioè, io credo che veramente moriremo tutti democristiani, c'era anche prima, perché mi ricordo che la prima volta che sono andato in televisione io facevo una battuta, era il periodo dell'AIDS, diceva, allora c'è uno che si prende un'infiammazione, una battuta, le prime proprio, un'infiammazione, fa finta di niente, va con un altro che si prende un'infiammazione, fa finta di niente, e quando l'ultimo della catena va col primo che era guarito da un pezzo, tutto ricomincia da capo. E mi chiama il censore Rai e mi dice, guardi Rossi, c'è una lista di parole, non c'era quindi ancora il cavaliere, che non si può dire, infiammazione. Ma
cioè, non è una parolaccia, è, non si può dire. Allora io ho fatto una pagina e mi dice: no, ma Rossi non se la deve prendere, non è censura. Perché, vede, anche Petrolini con la censura fascista è riuscito a creare un genere surreale aggirando, perché così infiammazione è un po' volgare, lo sostituisca con un'altra parola. E gli dico: quale parola? Peperone. Gli dico: scusi, uno va con un altro, si prende il peperone, fa finta di niente, è meno volgare. E per loro era meno volgare. Ma perché? Cioè, qual era il senso di questa... Penso che ma ci sono dei casi di censura negli anni di comici di un tempo, Walter Chiari, Tognazzi, Vianello, censura proprio pese, Fo. Quindi non eravamo i primi. Non c'era, sì, non c'era la motivazione. No. E hai detto... Moriremo tutti democristiani, che è il titolo del film del Terzo Segreto di Satira, però io sapevo che questa frase te l'aveva detta una persona, però non so se è vera questa storia, è vera? Sì, è vera. Si può raccontare? Beh, la dico, va. Visto che siamo così tra pochi intimi. Allora, ero allo stadio con Davide, mio figlio, e... che del Terzo Segreto di Satira. Io ho tutti i figli, c'ho un rapper alto 1,85 m, è mio comunque. Non ho chiamato, sono tre, ma nessuno si chiama Paolo. Nessuno Paolo. Anche Paolo perché Giulio. Il padre è Paolo. Esatto, forse c'è un'eccezione qualora già il padre. La figlia che ha scritto adesso un libro che si chiama Chissà se è vero, che sono le storie di famiglia raccontate da me, e il capitolo io l'ho aperto e l'ho chiuso, perché il capitolo in cui partono tutte le storie si chiama Smascherare l'impostore. E quindi, però vabbè, comunque, allora eravamo allo stadio e andiamo a mangiare sotto una sala Pirelli, perché Moratti mi dava la tessera in tribuna. I cinesi non me l'hanno data, neanche i thailandesi, solo Moratti mi dava questo tipo. E a un certo punto siamo lì che c'era il catering, perché mangiavamo, si mangiava bene, arriva, c'è la russa. Io sono una persona educata, lo saluto. Buongiorno. Uno ci vede e dice: oh, la russa e Paolo Rossi insieme, una foto. Io guardo la russa e anche lui guarda me, come per dire cioè, eravamo alla pari in quel momento. E allora io ho un'idea, dico: sì, va bene, però mettiamo la sciarpa dell'Inter in mezzo. E lui fa: sì, no, giusto, no, per capire, gli faccio che siamo qui, non per altro. Allora, noi avevamo, che avevo insegnato a mio figlio, questo tra i comedians, questo gesto, quando sentivamo una battuta nella vita e facevamo questo gesto, la battuta era tua. Allora, mentre saluto, cioè, finito, fatta la foto con la sciarpa in mezzo, dico: vabbè, arrivederci, Rossi, tanto moriremo tutti democristiani. E mio figlio lo guardo, ho detto: questa è una battutona. E mio figlio ha fatto: presa? Quindi la russa. La russa ha dato il titolo al film. Autore. È di La Russa. Tra l'altro, quello io già l'ho detto, credo, in altre puntate. Quello è venuto fuori un bel film, una bella commedia. Cioè, delle persone che hanno fatto il salto al cinema da collettivo che scrive le cose, le mette online. Quello è venuto, è proprio una bella commedia. Quindi sì. Ringraziamo il vicepresidente per l'impostore. No, dice sì. A proposito di calcio, io ho saputo anche questa cosa, che tu hai una sorta di rivalità con Pino Insegno.
dei dolori più grossi di tutta la... Allora, io ho fatto 6-7 derby del cuore. E a un derby del cuore, non so come, ho scartato quello che vende le biciclette elettriche. Chi ho scartato quello che vende i mobili. Mastrota, sì. Proprio l'ho lasciato sul posto, come si dice. E mi sono avviato verso la porta. E, però c'era Oxon, allenatore, e mi ha detto: quanti scatti hai a disposizione? E io ho detto: 3. E questo era il quarto. E quindi io incominciavo a vedere 2 porte. Però dico: vabbè, tirerò, chiudo gli occhi. Inciampo, perché era sfranto, la palla si alza e fa un pallonetto non voluto, cioè, ed entra in porta. Io esulto, tutti mi abbracciano, certo? Guardo il tabellone di San Siro, Pino in segno. No, è una cosa brutta che mi ricordo. Perché? Perché l'hanno attribuito? Eh? Perché l'hanno attribuito a Pino in segno? Perché lui, poi io l'ho rivisto nella cazzo di registrazione. Ma sei un cretino, però. Cioè, la palla è già entrata, tu vai lì e la butti dentro. Ti ha ninjato il gol come il peggiore dei numeri 9, proprio. Brutto. E quindi no, hai fatto mai altri gol? Perché comunque immagino segnare a San Siro, bello se tifi. Beh, guarda, se non fosse stata per quella cosa di Pino in segno, un gol a San Siro vale 5 grandi spettacoli che hai fatto. Paolo Rossi non era solo il nome di un calciatore. Un giorno mi arriva un pacco a casa, il filosofo della scienza, Paolo Rossi, pieno di Paolo Rossi, e mi ha detto: Paco, apro, dice: signor Paolo Rossi, io sono Paolo Rossi. E mi è arrivato questo libro, ma dalla dedica ritengo che sia per lei. Per le belle bevute in piazzale Clodio a Roma. Io guardi, credo che sia lei. Allora dico: ma mi chiamo Paolo Rossi come lei, so quello che ha patito per questa omonimia, anch'io, guardi, io sono filosofo della scienza, insegno all'Università di Pisa, ho pubblicato 20 di libri, darei tutti i libri che ho pubblicato per segnare 3 gol al Brasile. Bellissimo. Non ti sei mai confrontato poi con Pino in segno per questa cosa? È meglio che non ci incontriamo. Ma lui almeno sa di quanto... Io ho fatto il derby, lui no. Meglio che non ci incontriamo. Ti puoi mandare le guardie a casa, comunque sia. Mi sembra una mossa. Ci sono delle rubriche ricorrenti in questo podcast. Sì. Una soprattutto ci tenevo particolarmente a presentartela. C'è una rubrica che chiamiamo Cacare in discoteca. Come? Cacare in discoteca. Quindi chiediamo agli ospiti se hanno aneddoti di momenti della vita in cui sono dovuti andare al bagno nel momento, nel posto più sbagliato possibile, quindi diciamo la discoteca, quale posto peggiore della discoteca. Questa è là, dici: ti prego Dio, non qui, non ora, non adesso, e invece qui, ora, adesso. Ma io con le discoteche ho più esperienza per serate. Sì, va benissimo anche in tour. Che non era bello fare le serate in discoteca, perché un giorno mi chiamano in Puglia e c'è lo spettacolo. Era una festa del PD, credo, festa dell'Unità, non so. E mi dicono: no, abbiamo bisogno di un comico, un posto così, no?
ed era una discoteca e non c'era una sedia, tutto vuoto tranne la cosa del DJ, come si chiama? La console, cioè che questa torretta, no? E dico, ma io devo fare lo spettacolo? Ah, nella torretta. Ma non mi si vede. Cioè, torretta, si vede solo la testa. E comunque allora mettono delle travi e lì quasi me la sono fatta addosso, perché a proposito, e sono andato più volte, perché a un certo punto c'era tutta questa musica di discoteca, dicevano, e tra un po' Paolo Rossi nel cabaret, e tutti, no, cioè, erano soldi, non potevo di correggere l'opera. Allora arriva questo del partito e mi dice, fa prima lei il numero e poi dico io delle cose, o le dico prima io? No, le dica prima lei. E questo qui sale sul palco, bam, gli arriva una lattina di birra in testa e io la raccolgo come quando sei nel calcio, ti tirano una roba in campo e dici, partita sospesa, pagatemi perché... E lì sono andato più volte in bagno. Questo è, posso chiederti com'era la situazione bagno? Scusate, ho mangiato il moscerino. Com'era la situazione? Dai. Guarda, in quel caso la situazione in bagno era meglio che quella fuori. Molto meglio. Una bella storia. Stefano, io sto per fare un'altra domanda. Ma però sì, ce n'è una. Vai. Su. Allora, perché non so perché ce l'ho con Bisio. Allora, adesso vi racconto. Ci racconto questo. Questo, allora, fai conto come sei stato male tu oggi. Io incomincio, eravamo a recitare a Parma, non mi ricordo, dalla mattina a dire a Claudio, non mi sento bene in stomaco, non mi sento bene, devo andare in bagno. Claudio, mi sento bene, ma prendi questo, no, mi sento bene, facciamo lo spettacolo, devo uscire. Cioè, avevo seminato tutto il giorno, no? Allora, dormivamo in un matrimoniale, io e Bisio, è un attore, diciamo, elegante, in un lettino a parte, diciamo elegante. E non c'è Bisio in sala, vero? No, siamo no. Sicuri al 99% sì, che non ci sia. Allora, io avevo comprato un barattolo di Nutella e sotto il letto mi metto tutto un fazzoletto bianco che sembrava lenzuolo, tutto di Nutella, e incomincio a dire, mi sento bene, no, devo andare in bagno. La prima volta ci arrivo in bagno, la seconda invece faccio, devo andare, no, oh cazzo, scusate. E Claudio fa, ma cosa hai fatto? Non lo so, apro, Claudio resta così. Quello elegante nel lettino, che sapeva dello scherzo, si alza, va lì, c'era la Nutella e fa, ma dai Claudio, è solo merda. Non è finita, ma vomitato sul cuscino. Povero Bisio. Ogni puntata che c'è qualche suo amico escono fuori cose. C'è stato anche una storia subito, ce l'ha raccontata anche Rocco Tanica poi. Quale? Di Bisio? Sì, su Bisio. Sì, è rimasta. La ma Bisio non si pre. Bisio. Allora c'era in Comedians, un giorno lui usciva dal treno, dalla scaletta. Ho la caviglia slogata. Vorrei che fosse dato l'annuncio in teatro, nessuno era famoso o conosciuto, che l'attore Claudio Bisio reciterava
reciterà Claudicante. Tutti merda, perché vuole apparire. Solo che il problema qual era? Che si apriva il sipario e lui era seduto su una sedia. Entravamo noi uno alla volta. Avvertiamo il pubblico che l'attore Claudio Bisio reciterà Claudicante. Allora, tutti. Dov'è cazzo? Siamo andati così. No, occhio cascava. Vabbè, basta parlare di Bisio. Povero Bisio. Amico del podcast, comunque sia amico del podcast. Ma chi eravate in questo? Era una compagnia come Comedians. Il teatro dell'Elfo. Ah, ok. Abbiamo fatto 2 anni di tournée, ci siamo veramente divertiti. E chi eravate tu, Bisio? Io, Claudio Bisio, Silvio Orlando, Salvatores, Bebo Storti, Renato Sarti, Gianni Palladino, Gigio Alberti, tutti lavorano tranquillamente adesso. Silvio e Claudio. E facevate, era uno spettacolo, non eravate... Comedians, era la storia di una scuola di comici che viene uno di una grossa emittente televisiva a fare un provino e scattano dei meccanismi tra i comici per essere presi poi alla fine. Ok, ma si capisce anche la base di Kamikazen. No, Kamikazen è tratto Comedians. Sì, in quel senso. Solo che l'abbiamo chiamato Kamikazen, ma era Comedians. Ok, ok. Ah, e c'erano comiche donne? Non in Comedians, in generale, tra Derby, prima Zelig, poi, immagino fossero di meno. Qua, Io ho lavorato in coppia con Lucia Vasini, anche al Derby. Abbiamo fatto molte, molte serate, non ce n'erano tantissime. Al Derby quasi più che allo Zelig. Sì? Sei strano, sì. E come, e poi qualcuna che è partita dal Derby ha fatto tutto il percorso, diciamo, tuo, vostro? Lucia ha fatto sulla testa con me, poi dopo è tornata a fare teatro, anche perché probabilmente l'ho traumatizzata quando ci chiama. A un certo punto c'era un agente, si chiamava Riboldazzi, che mi dice: ho trovato 15 date al Carillon di Trieste. Carillon di Trieste vogliono pubblico internazionale, dei numeri molto internazionali. E noi siamo qui. Allora, 15 giorni pagati 150.000 lire al giorno più casa al mare. Minchia, era un gran colpo, facevano le vacanze e tutto. Partiamo con la macchinina, io arrivo al numero che mi avevano detto, ma non c'era nessuno in segno. Allora, lei, devo dire che aveva fatto l'Accademia d'Arte Drammatica, per cui aveva tutte delle aspettative diverse, per questo traumatizzata. Vado alla portineria e dico: scusi, ma il locale Carillon? Ah sì, è all'ultimo piano. Diamo l'ultimo piano, era chiaro che era un night di strip. E questo qui dice: vabbè, voi fate il numero tra una ragazza e l'altra. E Lucia mi fa: ma che ragazze? Mime. Sono delle mime, qui a Trieste usano a fare delle pantomime, mime. Per cui alla sera vado lì e passo davanti e c'erano le insegne alla sera, tutte tette, culi. Io coprivo Lucia, dico no, poi la porto dietro dalla porta di servizio. A un certo punto lei si mette a piangere perché dice: dove mi hai portato? Io ho fatto l'Accademia d'Arte Drammatica. Pubblico internazionale erano tutti marinai turchi e slavi. Allora, noi facevamo il numero, pensa a te, se andava bene in un locale di strip, scritto da Stefano Benni, Il Pastorello e la Madonnina.
usciamo, appena esce la Madonna, bestemmie, cose, tutto qua. E ogni cosa che diceva lei, applausi. Quando parlavo io, zitto. Allora, io che avevo detto a Lucia, Lucia, resistiamo, che sono 15 giorni, sono soldi, ero io che volevo andare via. E lei aveva cambiato idea, diceva, ma no, ma sono brave ragazze in fondo. Stiamo qui, stiamo... E poi dopo 3 giorni non ce l'ho fatta. E sono... Ho detto, chiuso. Basta. No, beh, prendere insulti una sera, ma tre... Ogni volta lei ridevano, applaudivano, pregavano. Io... E c'è un'altra domanda ricorrente in questo podcast che a te voglio chiedere in particolar modo. Io chiedo, prima chiedevo a tutti gli ospiti cosa ne pensassero della legalizzazione delle droghe leggere, però ho smesso di fare questa domanda perché tutti mi davano la stessa risposta. Quindi la domanda che faccio adesso è: che rapporto hai o hai avuto con la marijuana? Allora, la marijuana non era la mia droga preferita. Anche perché aveva per me degli effetti allucinogeni. Io ero a fare una serata in Kenya. Sai quelle serate che fai nei villaggi? In Kenya, certo. So bene di cosa va. Sì. Fai la serata nel villaggio e ti pagano una settimana di vacanza. E una sera dicono, ah, c'è questa marijuana kenyota. E io la fumo come un MS, proprio così. Dopo un po' sento, come un aereo che mi atterra nel cervello. E stavo con la mia compagna e lei mi dice, ma perché cammini sollevando i piedi? Perché i sassi respirano. Io vedevo i sassi che respiravano. Entro nel bungalow e vedo una mini Marilyn Monroe distesa sul comò. E dico, c'è qualcosa che non torna. Dopodiché avevo un po' di nausea. Mia compagna va in bagno. Sì, vi giuro, io li ho visti, sono entrati in stanza 6 fraticelli nani, mi hanno messo un panno caldo qui, hanno detto un mantra, qualcosa, e mi è passato il mal di pancia e sono usciti. Esce la mia compagna dal bagno e io gli dico, non sai cosa ti sei persa. Bellissimo. No, sì, non ho un rapporto. In Giamaica ho costruito ero nelle montagne verdi lì, che ho costruito un marchingegno per tirare l'acqua del cesso, perché non funzionava in albergo, tutto con gli appendini, le corde e tutto. Però non era, insomma, proprio... A questo punto però non posso non farti la domanda, qual era invece la tua sostanza di riferimento? C'è stata la retata. Qui in prescrizione, si può dire. No, sì, no, però non, neanche quello, perché, diciamo... Io mi hanno detto lì al derby, mi ha detto uno, prova questa, vedrai che fa scintille. Io ho fatto, zio, a parte che non sentivo più le mandibole, dopodiché c'era il pubblico, sbagliavo tutti i tempi, infatti non va bene essere arrivato sul palco, mai fatto, e quella volta lì sbagliavo tutti i tempi e poi a un certo punto ho guardato il pubblico e ho detto... Scusate, ma a me che cazzo me ne frega di stare qui? Ho preso, sono uscito, ho preso la macchina e ho fatto 8 giri in giro della circonvallazione. Non era... non mi dava cazzo.
Questo però è vero che la cocaina è nemica della pubblicità, sì, della pubblicità, io sono arrivato al capolinea, è molto amica della pubblicità, è nemica della comicità, sia che la fai sia se la guardi, proprio non no, ma al derby c'era chi funzionava, chi saliva sul palco. Io personalmente alcol, c'è stato il periodo blu mio, poi ho dovuto smettere perché avevo passato la linea, però la linea non l'ho passata per il palco, l'ho passata perché lo prendi per darti un po' di forza, per darti un po' di come posso dire, di disinibizione. Dopodiché lì se arrivano dei problemi personali, familiari o personali, allora lì passi la linea e lì, infatti io ho smesso di colpo, ma anche perché Lucia Vasini mi ha ricordato, ma tu eri astemio. E io ho detto, è vero. E a me non piaceva il sapore dell'alcol, a me piaceva la botta, diciamo così. Per cui non è stato difficile smettere. E quando con Comedians eravate in giro a fare Comedians, c'era un po' di... Di tutto. E, no, non facciamo nomi perché basta mandare bevute alle persone. No. Però riuscivano tutti a performare, perché una cosa che ho notato... Beh, a volte lo spettacolo che durava di solito 2 ore e mezza è durato anche 6 ore una volta. Però il pubblico era una novità, per cui capiva, insomma... seguiva. Grazie Stefano. Sì, ma poi avevo letto, ti sei messo comodo. Sì. No, bravo, giusto. Che avevi bevuto una, scambiando per whisky, hai bevuto una sostanza che invece era allora un deficiente che non era Pino Insegno. Ha lasciato, era lo spettacolo nuovo, le scene erano nuove, la triellina nella bottiglia di GMB. Io entro, sto per entrare in scena, vedo una bottiglia di GMB e dico, sciambola, do un sorsino, poi sputo anche, perché dico, cazzo, sta roba, che whisky di merda, cazzo. Dopodiché sono in scena e incomincio a sudare freddo, e stavo per farmela addosso, la recensione del resto del Carlino, eravamo a Bologna, ha scritto una recitazione del Rossi stralunata, stavo morendo. E solo che credevo di morire, in effetti, e ho confessato a Lucia, che eravamo compagni in quel periodo, tutti i tradimenti che gli avevo fatto, cioè non volevo dipartire senza non dirgli guarda. Il giorno dopo io mi sono dimenticato tutto quello che avevo detto, mi sveglio un muso e dico, cosa sarà mai successo? E da lì poi, se posso chiedere, com'è andato il vostro rapporto dopo che... Beh, no, siamo ancora in buoni rapporti. Ah. Io ho avuto, diciamo, tra virgolette, 3 mogli. Uno può dirmi perché? Perché? Perché un artista deve restare povero. Fondamentale. Sì, ho un'altra domanda. Ho letto che i tuoi genitori facevano parte di un partito politico, cioè hanno fatto un'esperienza politica. I miei erano di destra, però attenzione, io adesso vivo a Trieste. A Trieste non si capisce mica uno da che parte sta. Io pensavo di parlare con uno di un centro sociale l'altro giorno, invece era di Casa Pound. Non comunque capisce, perché lì la storia è stata una centrifuga e quindi
Allora, sotto casa mia, io sto nel ghetto, c'è una trattoria fascista, proprio fascista. Nel ghetto? Nel ghetto ebraico, sì, sono le contraddizioni di Trieste. E sotto casa mia si mangiava bene, ha detto io vado, no, non andare, no. Ma no, io non mi frega niente, vado. Vado, e dice, oh, si accomodi puro, e mi gira il busto di Mussolini. E dico, oh, non si sa mai che dà fastidio. Faccio, ma mi fate entrare? Ma sì, perché ti tese il rosso che piasi. E dopodiché la cameriera voleva regalarmi un anello degli arditi, ma gli ho detto, guarda, va bene tutto, dammi la pasta, ma l'anello... No, Trieste è una città particolare, ci sarebbe da fare altro che una trasmissione, perché è stato tutto mischiato dalla storia. Per cui c'erano alleanze che nel resto d'Italia non potevi immaginare possibili. Ed è per questo che è anche molto al passo coi tempi, secondo me, per certi versi. Poi, io, adesso ci sono gli americani, allora con i fascisti avevo un accordo. Al ristorante, se dobbiamo parlare male, parliamo male degli americani e dei preti. Altri discorsi non si affrontano. Io avevo la porta aerea nucleare Truman posteggiata sotto la finestra di casa, nucleare, obiettivo sensibile, io, la mia casa, obiettivo sensibile, nessun telegiornale ha mai detto niente. Gli americani giravano e i baristi erano gli unici contenti. E mettevano su sta musica tipo Seconda Guerra Mondiale, perché sono rimasti indietro, tipo e io gli ho detto no, ma guardate che non ascoltano più questo. Allora ho messo Jimi Hendrix e la guerra del Vietnam, gli ho detto no, neanche questo, e adesso mettono rapper, cose di questo genere. Ma è com'è crescere con genitori di estrema destra? Beh, estrema, ma non estrema, direi, sì. No, io credo che, io parlo per me, forse perché sono di Trieste, di Monfalcone, io ho potuto sempre scegliere, però è il mio caso, della mia famiglia, quello che volevo. Devo dire che mio padre una volta, siccome ero candidato, ho votato anche Democrazia Proletaria. Quindi veramente sarebbe da parlarne lucidamente, in maniera proprio, e bisognerebbe viverci per capire che poi lì, io adesso ho la residenza lì, paradossalmente mi sento, visto che si è spostata a est l'Europa, molto più in Europa a Trieste che a Milano, ma perché io, che vivo molto anche per i miei pezzi col mio taccuino per strada, ho le notizie prima. Faccio un esempio: se il cameriere serbo viene e mi dice Paolo ti saluto perché torno a casa perché la vedo male, torno a casa dalla mia famiglia, io so prima che sta succedendo qualcosa. Poi c'è la rotta balcanica che finisce lì. A Trieste sono finite due guerre mondiali, eh? Sono finite tutte e due lì. Sì, che per essere una città per cui abbiamo fatto due guerre mondiali, effettivamente dal resto d'Italia comunque la percepiamo come remota, cioè Trieste è lontana, proprio geograficamente, anche culturalmente. Io credo che questi siano cannoneggiamenti, forse in Croazia. Forse in Croazia. Senti, stando là, hai mai fatto, immagino, giri dei Balcani? Sì, sì. E li fai ancora, ti piace? Sì, 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 molto. Quale, perché io l'estate scorsa ho fatto un giro, quest'estate torno, cosa, che paese ti piace
di più, creiamo un po' di così, mettiamo un po' di pepe su una regione d'Europa. A me piacciono le isole croate. Mia nonna è di Fiume, Rijeka, che devo stare attento, qui posso dire Rijeka, se lo dico lì. Se voi guardate su Wikipedia, a me hanno cambiato il nome, perché mia nonna si chiamava Cobao, scritto Cobao, e su Wikipedia c'è Paolo Rossi Cobao, in arte Paolo Rossi. Perché chi l'ha fatto? È il nome di mia nonna che ha preso mio padre alla fine, che pur essendo di destra e quindi avendo tensioni cose, ha voluto prendere il nome sloveno alla fine, perché si era riconciliato con un partigiano, aveva scritto un libro sulla prigionia, bla bla, e sono diventati amici. Mi ricordo che sono andato a trovare questo partigiano e lui mi ha offerto una racchia, una grappa loro, e brindando mi ha detto: vedi, io sparavo addosso a tuo padre sparava addosso a me, adesso io sono qui che brindo col figlio, questa è la guerra. Bellissimo. Sì. Forse su questa nota lieta, sì, andiamo verso la chiusura della puntata, anche perché sennò qua prendete un'acqua che non finisce più. Quindi, signore e signori, io vi chiedo per favore un altro applauso per Paolo Rossi. Se vi fa, fatelo anche a Stefano Rapone. Quindi alle Tinti. Al Castello Sforzesca, al The Comedy Club. Fatevi un applauso a voi, siete tantissimi, grazie mille. Abbiamo sfidato il temporale, abbiamo vinto. Grazie a tutti, grazie a tutte. Un altro applauso per l'ospite. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Ciao.